Bella ragazzi, qua è Ghiotto e come avevo annunciato nel video di ieri, che vi lascio in alto a destra nelle schede, ho parlato dei quattro colpi di Tare. Oggi è stato ufficializzato il secondo colpo ufficiale, dopo Adekanye, che ufficiale è fatta per Denis Vavro. Calma ragazzi, so che qualcuno dirà ma Lazzari non è ancora ufficiale, ma è fatta anche per Johnny, che qualcuno mi ha detto che si pronuncia Oni. Vabbè, a me piace più Johnny, comunque anche per lui è fatta. Quindi i primi quattro acquisti sono questi. Oggi ha già fatto le visite mediche Denis Vavro, difensore slovacco, compagno di squadra di Skriniar in nazionale, classe 96, 1,93 per 88 kg, anche se secondo me i pesi sono sbagliati, le altezze, i pesi, perché io vedo delle... ho visto dei giocatori che magari c'è scritto 1,80, poi li ho visti... nella realtà sono 1,70, però vabbè, comunque diciamo, un giocatore comunque alto, possente, non ho visto un gran fisico, però fatto 88 kg secondo me non ci sono, però, piccola parentesi. E difensore appunto acquistato dal Copenaghen per una cifra ragazzi abbastanza elevata, per un giocatore comunque un po' sconosciuto, 12 milioni di euro. Io non l'ho mai visto giocare, ho letto, ho sentito, comunque un giocatore alto e tutto, ma anche veloce, tecnico, che ogni tanto segna anche, quindi una cosa positiva. Proprio un suo rigore ha eliminato l'Atalanta la scorsa estate dall'Europa League, Copenaghen-Atalanta, l'Atalanta purtroppo è uscita, ma io su questo giocatore ho molte riserve, perché non conosce la Serie A. E perché ragazzi, ho letto dei commenti sotto l'ultimo post che non mi danno fiducia in questo giocatore, perché veramente non ho visto un commento positivo. Ovviamente si scherza, ma ragazzi ne voglio leggere qualcuno. Ne voglio leggere qualcuno perché veramente ce ne sono di quelli fortissimi. Allora, uno ha scritto: "Pai un operaio rumeno". E vabbè ragazzi, magari nel tempo libero, oltre al calcio, si dà anche alla muratura, a fare l'operaio. Poi: "Se è forte anche solo la metà di quanto è brutto, siamo a cavallo". In effetti ragazzi, è veramente brutto obiettivamente Vavro. Poi: "Spacco bottiglia, ammazzo famiglia", mamma mia, incredibile. Poi: "Di faccia mi pare Diego Martin Novaretti". No, ve prego, ve prego ragazzi, c'è una somiglianza che in effetti è vero, che già non mi piace molto. "Ma gioca a calcio questo?", qualcuno ha scritto. Poi: "Solo a vederlo sento già sparire il portafoglio dalla tasca". Poi: "Gli mancano gli zoccoli ai piedi e la perona in mano e lo assuma al cantiere". Vabbè ragazzi, quindi siamo su questa linea d'onda: operaio, muratore, borseggiatore, spacciatore, eccetera. Assomiglia a Novaretti, Novaretti che non ci ha lasciato un bel ricordo. Però ragazzi, ne parlano veramente tutti bene, a parte noi che abbiamo commentato così. Anche a me mi verrebbe da commentare così, perché non è un acquisto che mi scalda il cuore, ok? Avrei preferito un giocatore già proveniente dalla Serie A, e ve l'ho detto, ormai lo sapete a memoria. Però ragazzi, comunque è giovane, e Tare spesso si azzecca su questi colpi. E se Tare ha voluto spendere una cifra così alta, perché per la Lazio è una cifra comunque alta, 12 milioni, vuol dire che ha visto in questo giocatore qualcosa di buono. Io adesso non l'ho mai visto giocare, quindi inutile che vi dico mi piace, non mi piace, diciamo che non mi dà sicurezza, ok? Io, se il prossimo anno voglio andare in Champions, Lazio è un acquisto da Champions, perché un giocatore è pronto, un giocatore è forte. Vavro, può essere un giocatore forte, ma secondo me non è pronto. Ci vorrà un po' di adattamento, quindi invito anche i tifosi comunque a sostenerlo, ok? Dovesse sbagliare una partita, non subito a criticarlo, perché sono giocatori che hanno bisogno di fiducia. Il ruolo da difensore centrale è difficilissimo, Acerbi lo aiuterà, però occhio, perché il difensore centrale è veramente un casino. Anche Wallace nella prima stagione giocò benissimo, poi dopo l'errore nel derby iniziarono le critiche, lui perse fiducia in se stesso, e Wallace adesso è il difensore che tutti conosciamo, un difensore che è improponibile ai livelli della Lazio in Serie A. Quindi massima fiducia ragazzi in Denis Vavro, lo vedremo ad Auronzo. E aspettiamo l'ufficialità anche di Lazzari e di Oni per ulteriori video di mercato. Ragazzi, like al video, iscrivetevi al canale, importantissimo. Seguitemi, mi raccomando, su Instagram, il link qui sotto nella descrizione. Ciao ragazzi, bella.